che bella coloration che c'è. Ad oreggio. Ehi, guarda là. Già. La torre radio. L'ho detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Ma no. E tu come? Dobbiamo stare a perdere altro tempo? Normale amministrazione. Quando ero buona, non è stato più. Già. Già. Questa non si apre. Questa però è aperta. C'è un reparto sotterraneo. Aspetta, aspetta. Dimmi cosa mi dai, dimmi cosa mi dai. Però sempre non è abbastanza. No, sì. Ok, ce n'hai abbastanza a sufficienza per una Molotov e un altro kit medico, please? Com'era questo posto senza l'inferno? Non riesco nemmeno a immaginare. Togliti dal cazzo, mamma mia, Ellie. Niente, sei proprio mezzo ai coglioni. Per favore, Naughty Dog, sistema sto bug perché sennò io divento pazzo. Bellissimo. Un ingranaggio solo. Comunque. Siamo a 40. Manca poco. Vediamo sopra cosa c'è. Allora, qua nulla. Ma non credo, sì. Munizioni per il fucile ce l'abbiamo. Bende. Esplosivi siamo al massimo. E c'è sempre questo alcol che una volta era il nastro, adesso è l'alcol. Mancano sempre. Ingranaggi. Lettera. Kyle. Beh, non si è rivelata una grande idea. Non si direbbe. E nel bagno ci sta un cazzo, ok. L'ispezione è completata perché più su non si può andare, quindi questa casa it's done. È stato molto emozionante, eh? Oh, sì. L'esplorazione è tantissimo, tesoro. Come siete finiti insieme? Io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh, ora lo comando a bacchetta. Io sparo a vista. Voglielo dire in faccia. Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Oh, cagnolini. Meglio starne alla larga. Esatto. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Esattamente così. Comunque. È ora di mettersi al lavoro. È arrivata la mia parte preferita. 191. Non male. Stento ieri. Capacità caricatore. Ok, cerchiamo di distribuire le migliorie arma per arma. E non di concentrarci su un'arma sola. Velocità di fuoco. Per questa qui, che praticamente l'abbiamo quasi finita di potenziare. Cazzo fa? Ok.
Bellissimo. Poi a questa, che è la prima pistolina, diamo la capacità caricatore. A questo punto tergiverserei sulle armi lunghe o pesanti, chiamatele come volete. Capacità caricatore subito. Più gittata serve, serve. Come ultimo vediamo cosa metterci. Io ci metterei questa arma, li puoi mettere un cazzo. Fucile da caccia. A questo punto torno sulle armi piccole. Vado su questa e gli do la diffusione. A posto. Il mio stare male continua proprio inesorabile, ma va bene così. Per terra mi pareva di aver visto qualcosa, ma mi sono completamente sbagliato. Che cos'è questo? E qua c'è una casa da esplorare. Un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati. Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato. È palese che sia un camioncino dei gelati, dai. Basta guardarlo. Alcol, cazzo però. Cioè, mi ricordo dove siamo adesso, voi non avete idea di cosa c'ho da affrontare. E mi pare giusto che tu non mi fornisca l'alcol necessario per fare i kit medici. Questa è una stanza troll. Non so perché una voglia matta di birra, ma non c'entra un cazzo. Qualcosa c'è? I'll see you soon. Questa al massimo. 3 per la pistola. Vai, Ellie. Sì, il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Sollevami. Io ti vorrei sollevare. Vai, dai. Attenzione. Stronzate a parte. Trovato niente? Mi sa di no. Prendi. Oh. Grazie. È andata su per questo e basta? Che cazzo? Va bene, dai. Torniamocene giù. Questa casa qua è da esplorare, giusto? Sì. Lo so che ho disturbato i cani, però
sono alla intensiva ricerca dell'alcol. Cioè, come praticamente dei cristiani rincorrebbero il dono della fede, io sto rincorrendo il dono dell'alcol. Ma non quello che si beve. Cioè, in realtà anche quello, però sono dettagli. Comunque, salute massima. Vamos. 3 per pistola fanno sempre comodo. E su cosa ci dai? Un'altra lettera. I bagni mi hanno sempre portato sfiga e continuano a portarmi sfiga perché non c'è mai un cazzo, però qua... E che cazzo però? Dai, dimmi che l'ho trovata la combinazione. No. L'ho trovata la combinazione, bimbi, eh? Ma noi la troveremo, non vi preoccupate. Noi la troveremo. Se no poi sono cazzi veramente amari. Potrebbe essere questa? No. Fumetto. Credo che ci sia un altro piano da esplorare, esatto. Potrebbe essere questa. 8, 21, 36, esatto. E ti prego, zio, dammi dell'alcol. Minchia, neanche il barista di fiducia l'ho mai pregato così tanto di darmi dell'alcol. Comunque era qui, 8, 21, 36. No, era di qua. Scherzo. Ellie, guarda qui. Prendi queste. Cosa sono? Dieci integratori. Grazie per il trofeo mano lesta. Quello sono io quando gioco a pallone. Metto sempre la manina. Ehi, Sam, attento. Sì. Ok. Sì. Ti potrebbe crollare il muro. Praticamente tu non puoi passare perché potresti essere colto da un dart. Lanciarla? Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ok, qua c'è il giardino rimasto. Poi possiamo andare avanti. I cani sono spariti. Minchia. Però comunque sicuramente chi sta... Però sicuramente, ragazzi, chi sta di là deve essere stato allertato. Ok, direi che possiamo scendere. E adesso sarà tosta. Me la ricordo questa parte, sarà tosta. Pronti a non tornare più indietro. C'è il cecchino. Cazzo. Hai visto da dove stava? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Attenzione. Grazie. Come se non lo sapessi. Affanculo. Bravo. Vedo ancora. Ci dovrebbe essere un uomo qua dentro. Oh merda. Dove credi?
Prendiamoli! Lui è qui dentro! Ricarica, coglione. Sei stato bravissimo. Mi hai contrastato in un modo eccezionale. Sicuramente di qua non mi può cogliere. L'ho detto, eh. Altri uomini non dovrebbero esserci, no. Però tanto continuo a non avere alcol. Che roba. Che roba. Ok, dritta la macchina. Bravi, nascondetevi in casa, magari vi salvate. Vedrai poi alla fine che fai, coglione. Vieni qui. Stato veloce, complimenti. Nasconditi pure, sfiga. Buono. Spara. Ma sei il disco rotto per caso? Ops, ci lecca. Prometto che non vi farò niente. Sì, anche mia madre diceva uguale. Poi non è che finisse sempre così. Ok, qui non vedo tracce di umani. Magari mi sbaglio, eh. Porca merda. Eccoli. Che bello. Vieni. Per ora uno solo. C'è un oggetto da lanciare, sì, ce l'ho. Non è che qualcuno sta entrando. Cosa? Chi è stato colto? Ce n'è uno solo intanto. Grazie. Vieni qui. Dai, ti prego, avvicinati. Vieni. Non volevo che finisse così. Però poteva finire peggio. Non perderlo. Lui è laggiù. È andato. Cerchiamo ancora. Chi lo sa? Perché non ti fai valere come uomo? Vieni. Veloce però. Bene, grande. Manca quell'altro, che è un po' imprevedibile però. Dove sei? Dai, ti vengo a prendere. Ah, proprio andato. Ciao. Allora posso andare avanti. Oh no. Ottima uccisione. Ah.
Grazie per la Molotov. E comunque non era quello a cui stavamo puntando. Anzi, più che stavamo puntando, ci stava puntando. Dentro l'edificio. Ah, eccovi lì. Prendetelo, ragazzi. Come cazzo ha fatto a vedermi? Non lo so, però vabbè. Very tough situation. Mi dispiace non aver visitato le case a sinistra, però vabbè. Vieni. Lui è laggiù? È sparito. Secondo te mi faccio cogliere, vero? Però fammi cambiare un attimo arma. Perché questa da lontano funziona un pochino di più. Vi decidete a muovervi? O dobbiamo starci una vita? Che palle, però così non posso muovermi. Ok, devo aspettare che almeno uno si avvicini. E potrebbe essere lui il candidato. Vieni. Ottima mossa, ottima mossa. Vieni qui. Ok. Perlomeno siamo fuori tiro dal cecchino. Ma abbastanza fuori tiro. Beh, niente, tu hai visto qualcosa? Nulla di nulla. Non ti girare, non ti girare. Bene. Non fare il giro della situazione. Non ti girare. Grande. Dove sei? Non mi dire che c'è uno davanti e uno dietro perché non ci credo, no? Va bene. Ok. Non c'è. Vieni solo tu, vieni da solo, non portare amici. Ovvero quale sarebbe? Via. No. Sempre occhio al retro. Che troia! C'è un uomo morto? Wow. Pagherai per questo, pezzo di merda! Vieni. Qua, coltello. Devo far presto. E ho dovuto purtroppo sprecare un coltello. Anzi, una parte di coltello. Qua la calma è la virtù dei forti. E soprattutto la pazienza. È ancora qui, amico. Forza, continuiamo a cercare. Sono rimasti in due? Credo di sì. Mica, perché tremi? C'è un fucile che è tre volte la mia gamba e tremi? Davvero tremi? Lo vedi? No, non è qui! Vieni. Oh, ogni volta che
riesco a uccidere furtivamente, dico vieni. Però funziona, quindi non posso interrompere questa magia. Ok, ce n'è uno là fuori che però è lontanissimo. E più questo qua. No, no. Il peggio è andato. Un altro morto, lui è ancora qui. Che fai, piangi? Dai, entra in casa se c'è coraggio. Dove cazzo sei, brutto pezzo di merda? No. Dai, ce n'è più uno. Oh, tutto perfetto per ora, eh. Mi verrebbe da pensare, ma l'ultimo affrontalo pure a cazzo duro. Invece no. Se posso evitare, evito. Aspetta, ma è fuori dalla casa? Non è qui. Pulito, pulito, andiamo su, dai. Che per ora non c'è nessuno. Non mi dire che viene su perché non ci credo. Un'altra terra! Lui è ancora qui! Buongiorno, fiorellino. Dove sono? Aspetta che te lo venga a dire e poi torno là. Non sono stupidi sti cacciatori a volte. Vabbè, sicuramente meglio loro delle milizie. Ci mancherebbe altro. Attenzione perché qui si nasconde, credo. Se io facessi così. Merda. Ma ti ho tirato la molotov apposta. E tra l'altro uno l'abbiamo lasciato anche in vita, pensate voi. Oh merda. Bello nella gamba. Bello in corsa. No. Come fai a non coglierlo? Sparpagliatevi! No, no. Buono. Ti devo cogliere, ti devo cogliere. Buono. Attenzione a te laggiù. No. E cazzo, però ci mette la ricarica. No. Porca puttana. Preso. All'ultimo. Dove sono? Dove sono loro? Io lo so dove sono. Preso. Forza ragazzi. Aspetta, vedi dove vai. Merda. Vai. Fuori. Quello laggiù. Mamma mia, come cazzo fa a oscillare così, ragazzi? Fuori. Merda. C'è due lì vicino. Fuori uno. Fuori anche l'altro. Sì. Un altro laggiù. La macchina, la nostra amica, che bello. No, no, no. Ma perché ci chiamano turisti? Pensavi di sfuggirci, eh? Siamo tornati, bastardo.
Fate qualcosa? Aspetta, c'è un omino goloso lì. Fuori. Mica visti quelli. Porca puttana. Bello, tu non sei visibile. No. Ma come? Ah. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile che non lo colga. No, va bene. Va bene. Va bene. Oh. La terza. Devi bruciare, stronzo. Come sei cattivo? Ok. Credo che ci sia da far fuori quello lì. Ecco, l'arriva. Così. Perché? Non ha senso. Ah, forse perché gli è esplosa in mano. Adesso ha senso. Oh, è stata tosta. Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Allora comincio a pedalare. Oh cazzo. Harry! Cazzo, Joel. No, no, no! Che culo. Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Corri, corri. No, non... L'ho sfiorato il tastino, giuro. Io faccio quel che posso, zio, eh. Santo cielo. Sono troppi, sono troppi. Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, ora di lasciare questo posto. Andiamo. Dove cazzo scappiamo? Su, forza. Ah, ok. Onesto. Ci siamo ammassato le radio? Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico, morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. E adesso potrebbe succedere qualcosa di molto inaspettato. Credo che non verrà nessuno. Mezzo spoiler. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Non gli devi spiegare niente. Proprio niente. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Così si direbbe. Tu che fai? Schifo. Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu.
E va tutto bene? Sì, no. Tutto a posto. Cazzate. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni. Che cazzo? Vabbè, è troppo piccola per fare queste affermazioni, però un giorno potrà farle. Per rimanere da sola. Visto soprattutto quello che succederà più avanti. Ho paura di restare. Bluff. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. L'hai detto, okay. L'hai detto, zio. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. Poi... Sì, però se ti mordono non puoi far proprio niente. Cioè, o sei Ellie o sei fottuto. Ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma... Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Tieni. L'ha rubato. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. No. Ah beh, ora capisco perché. Che cazzo di schifo sta cucinando? E poi perché ha dormito da solo? Forse lo sapeva che non doveva stare a contatto con loro. È buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Grande Joel. Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Dante immune! Sam! Oh no! Sam! Harry! Ellie, stai qui! Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola. Volevi che tutti ci trasformassimo? È colpa tua. Non è colpa di nessuno, Harry. È tutta colpa tua. Harry. Harry, no. Oh mio Dio. Il capitolo 5 se ne va così. Anzi, neanche il capitolo 5. L'atto 5 se ne va così. E si skippa fino all'autunno.